Direttore, Tedino in conferenza stampa un retroscena ce l'ha raccontato, ha detto che quando avete trovato l'accordo lei gli ha detto la squadra falla tu. Era una provocazione. Però oggi insomma è una giornata di presentazione per Bruno Tedino, un allenatore di una rosa non vastissima a quella che avevate e avete scelto quasi, siete andati quasi a colpo sicuro. No, noi siamo partiti con 4-5 giocatori soltanto, per cui la devi completare per arrivare a 22-23, siamo in notevole ritardo. Dobbiamo accelerare, però stare anche dobbiamo essere cauti perché non è semplice. Dobbiamo trovare equilibrio tra la parte tecnica e quella economica. È chiaro che ci vorrà del tempo e probabilmente arriveremo anche a campionato iniziato. Spesso si dice, si valuta quanto un allenatore in percentuale può incidere su una squadra, ma Tedino quanto potrebbe incidere sul terreno? Io sono uno di quelli che quando ho iniziato a fare questa mini carriera ho sempre pensato che un allenatore contasse più del 70% se andiamo a percentuali. Per me è stato sempre determinante. Un allenatore bravo ti fa ricco, un allenatore meno bravo non so dove ti può portare, per cui la scelta è sempre imbarazzante e a volte ci vuole anche fiducia, perché tu l'allenatore lo conosci solo quando ci hai lavorato insieme, tutte le altre cose sono chiacchiere. Quando diciamo conosco quello, conosco quell'altro, non è vero assolutamente niente, perché quando ci lavori insieme lo conosci molto di più. Progetto di 3 anni con Tedino, che quindi avrà tanto tempo per costruire quelle fondamenta che ha detto in conferenza stampa. No, che quelle progetto di 2 anni con Tedino, con opzione per il terzo anno. È chiaro che vorremmo fare questo percorso insieme. E poi quando si parla di progetto a volte è una parola che non è che porta tanto fortuna, perché poi perdi 5 partite, di solito si mandano via gli allenatori, no? A ruota poi i direttori e via dicendo, quindi diciamo che vorremmo fare questo percorso insieme, speriamo che siamo capaci e bravi per portare una società un po' diversa dalla media a Teramo. Ecco, le ultime due, la prima riguarda il mercato, Santoro e Di Matteo sono realtà, su Cosenza c'è qualche difficoltà e poi manca il mediano ancora. No, mancano ancora 2 terzini destri, mancano 2 centrali, mancano 2 centrocampisti, mancano 2 punte. Cosenza com'è la situazione? Cosenza sta prendendo tempo e noi ci stiamo ripensando. Invece è vero che Mungo è vicino? Mungo è vicino se in queste ore non capita che magari una squadra di Serie B lo cerca e lo perdiamo. L'ultimissima, che non riguarda la prima squadra, riguarda il settore giovanile, l'arrivo imminente di Cetteo Di Mascio, ecco, una scelta di Andrea Iaconi, inutile girarci intorno, per un progetto a lunghissima gittata. Cetteo Di Mascio penso che oltre a Tedino è stata la scelta migliore, perché Di Mascio è un'eccellenza del settore giovanile in Italia, è tra i 3-4 più bravi e più famosi. È chiaro che lui lascia l'Ascoli e viene a Teramo, dove deve ricominciare da capo. Per noi è motivo di orgoglio e anche ci toglie il 50% di lavoro, perché già è pesante quello che facciamo, e sono convinto che nell'arco di qualche anno Teramo avrà un settore giovanile speciale, di questo sono sicuro, perché è successo a Pescara, è successo a Ascoli, è successo dovunque è andato, e quindi era una nostra priorità. Avevamo detto che le priorità erano le strutture e il settore giovanile, siamo a buon punto, perché con le strutture siamo a buon punto e con il settore giovanile partiamo da zero, però arriveremo a fare una cosa bella.